Non ci si deve arrivare al sisma, che è un caso eccezionale. Anche vibrazioni quasi impercepibili, causate da un treno che passa a un chilometro di distanza o persino da una tempesta forte, incidono sul Tempio di Nettuno, costruito 2500 anni fa dai coloni greci di Pestum e miracolosamente conservato fino alla punta del frontone. Il sospetto è che, purtroppo, negli ultimi tempi il deterioramento dello stato di conservazione del monumento si stia accelerando, anche a causa dei cambiamenti climatici. E dell'intensificarsi di calamità naturali, con forte incidenza sulla conservazione dei beni culturali. Si tratta di un tema caldo, che ha l'attenzione dei livelli più alti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, come conferma il sottosegretario con delega ai siti UNESCO, Lucia Borgonzoni, la quale precisa che il MIBACT sta lavorando a un sistema integrato con il supporto di tecnologie avanzate per garantire una maggiore salvaguardia del patrimonio italiano. Noi ci siamo spaventati, racconta il direttore. Del parco archeologico di Pestum, Gabriel Zucktriegel, quando con i restauratori siamo saliti sul tempio per un intervento periodico di manutenzione e restauro. Il degrado, rilevato pochi mesi prima con un drone, era molto avanzato in un breve arco di tempo. Ora l'idea è di avviare un monitoraggio continuo per avere maggiore certezza. Per farlo esiste già una soluzione, elaborata dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Otto sensori di tecnologia avanzata posizionati sul monumento. Permetterebbero un monitoraggio continuo, una specie di TAC che può essere consultato attraverso la rete in tempo reale, spiega il professore Luigi Petti dell'Ateneo Salernitano. Ciò consentirà di rilevare il comportamento del tempio ed elaborare un modello della struttura interna del monumento, onde prevenire eventuali fenomeni di deterioramento statico. Le principali informazioni sul comportamento del tempio di Nettuno saranno messe a disposizione di tutti gli utenti in rete in un'ottica di open data e di trasparenza nell'amministrazione del patrimonio archeologico. Per attuare il progetto, i tecnici del Parco Archeologico e dell'Università hanno stimato costi pari a 110.000 euro. Abbiamo avviato una raccolta fondi sul portale Artbonus, Bonus, annuncia il direttore Zuck Trigel. Tutti possono aiutarci a monitorare il Tempio di Nettuno, approfittando tra l'altro degli sgravi fiscali previsti dalla legge Artbonus. Bonus. Anche una piccola donazione rappresenta per noi un sostegno prezioso.